magnitudi superiori del sismo tibetano. E un saluto alla gente dell'Aceh, dell'Aciglia, di Ostia, Ostialido, Strenito, Dragona, Dragoncello, San Giorgio, Euro. Quanti di voi sono di lì? Magari mi hanno conosciuto, magari no. Cioè, ci avviciniamo ai fatidici 30 minuti, così io posso scrivere poi che non ho più 3 ore o 2 ore e mezza. Se faccio programmi più larghi magari perdo il computer, perché io non entro quasi mai adesso nel PC da scrittorio, meno che mai per trasmettere programmi di Spreaker, di YouTube, che registro tutto dal cellulare e mando tutto dal cellulare. Certo no, YouTube no, edito nel computer, ma Spreaker. Ho un foglietto che dice 180 minuti, cioè 3 ore. Adesso farò meno 30 e saranno 150 minuti. Quindi mi mancano 2 minuti. Scriverò in questo bigliettino che porto sempre nel pantalone, Sprecher 150 minuti, per sapere quando si avvicina il momento in cui devo cancellare degli episodi. Mi piacerebbe che siano tante le persone che mi ascoltino dal vivo. E ringrazio tutte quelle che mi ascoltano, tutte quelle persone, anche dopo come podcast, che hanno la pazienza di ascoltarmi. Adesso devo mettermi a ascoltare la programmazione dei miei amici in Spreaker, perché è così come si deve fare. Se vuoi che ti ascoltino devi ascoltare. Però devo avere del tempo. E purtroppo del tempo non ne ho perché carico molti video in YouTube. E poi perché sto anche appresso a Instagram, che mi permette di attualizzare il mio Facebook e il mio Twitter. Meno 1 minuto. Prossimamente farò dei video, cioè, dei video già li faccio in risposta a chi mi segue, ma soprattutto vorrei fare dei programmi di Spreaker in risposta a programmi che ascolterò. Per poter interagire di più con chi mi segue, fare dei broadcast in risposta a altri broadcast. Beh, adesso già vi lascio, già sto arrivando ai 18 minuti, così con i 12 anteriori fa 30. Vi ringrazio a tutti e tutti voi di seguirmi, soprattutto a Amalia o Laura Pizzino, che spero che adesso si trovi meglio. Ciao.